suo primo album, presentato a Torino all'Hotel Principi di Piemonte, si chiama Selene con la E. Come lei, all'anagrafe Selene Lungarella, giovanissima e promettente cantante cui il futuro potrebbe riservare grandi sorprese, come l'ingresso sul palco dell'Ariston di Sanremo, tra le nuove proposte. Il talento Selene ce l'ha di sicuro, a scommetterci sono due personaggi che di musica se ne intendono davvero. Il cantautore Alberto Fortis ha scritto per lei il singolo Dall'Alto, mentre il suo produttore discografico è Riccardo Benini, che per primo scoprì Andrea Bocelli. Io in primis, ma anche tutte le persone che collaborano con me, abbiamo scelto proprio di non partecipare ai talent show come Amici di Maria De Filippi oppure X Factor. È sempre stata una mia scelta in qualche modo, cioè fin dall'età dei 14 anni guardavo a questi talent show, diciamo che forse è stata un po' una paura che avevo, quella di non partecipare a questi programmi televisivi e di non crederci anche in qualche modo profondamente. E la vita poi dopo piano piano mi ha portato anche a fare una strada completamente diversa, che è quella classica della gavetta, quella che si faceva negli anni 60, quella che ha portato al successo tanti artisti, ma è anche forse quella più bella, perché in qualche modo io, grazie a tutte le persone che collaborano con me, a partire da Riccardo Benini, in qualche modo mi avvicino di più a quella che è l'arte della musica. Sembra quasi oggi, in questo mondo, che i talent show siano l'unico mezzo possibile per portare la musica in mezzo alla gente. Noi abbiamo scelto una strada diversa.